giallo nel mare di Ostia. Non ci sono segni di violenza sul corpo rinvenuto questa mattina nel mare di Ostia. Da un primo esame effettuato dal medico legale, l'uomo, un quarantenne, si trovava in acqua da circa 10 ore. L'autopsia, che verrà effettuata a Tor Vergata nelle prossime ore, determinerà le cause del decesso e il tempo di permanenza in acqua. Al momento del ritrovamento, l'uomo indossava pantaloni e camicia e aveva con sé un telefono cellulare ora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenute le unità navali e terrestri della Capitaneria di Porto e i Carabinieri di Ostia. Il cadavere, che risponde al nome di Diego Vallesi, viveva ancora a casa con la madre, con sua sorella minore. Non era sposato e non aveva precedenti penali. Disoccupato. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo all'edizione serale del nostro TG. Per la TV del Mare, la vostra Reana, al servizio della gente.